Il salone di acconciatura, così come il centro estetico, sono attività artigiane in continuo movimento, in costante aggiornamento. Ed è su questo spirito che prende forma il progetto Libri in Testa. La possibilità per alcune imprese artigiane, in particolar modo centri estetici e acconciatori, di allestire un piccolo spazio biblioteca dove i clienti possono scegliere di prendere un libro, un romanzo, un saggio, un libro di poesie da leggere durante l'attesa, durante il servizio, ed eventualmente anche portare a casa e poi restituire al centro durante il servizio successivo. Obiettivo principale del gruppo di imprese della CNA è quello di lavorare su un concetto di benessere a 360 gradi. È un progetto che CNA ha voluto fortemente, grazie anche alle presidenti, la nostra presidente di CNA Benessere che è Daniela Medei e di CNA Acconciatori che è Loretta Genangeli, perché il mondo dell'estetica, il mondo dell'acconciatura è profondamente cambiato. La professionista dell'estetica così come dell'acconciatura deve saper ascoltare il proprio cliente o la propria cliente, deve saper dare dei consigli che vanno anche al di là dell'estetica e deve saper curare quindi il benessere a 360 gradi, non soltanto quello estetico, ma grazie anche alla disponibilità di un buon libro, anche il benessere interiore dell'anima. Alla conferenza di presentazione il presidente maceratese ha voluto sottolineare la nuova intraprendenza delle aziende. Far capire che le imprese possono essere ottimiste se vicino a loro c'è una CNA che stimola e che premia l'intraprendenza. Un'opportunità che Macerata, quale città in cui la cultura ha sempre avuto un ruolo fondamentale, intende cogliere al volo. E mette insieme il lavoro dell'impresa ma allo stesso tempo la crescita della comunità e della città, in quella visione che abbiamo voluto dare, Macerata, città del libro, dove il libro fonda ogni altro tipo di arte e di cultura.